dalla progettazione delle singole parti al loro collaudo e infine all'assemblaggio dell'intera vettura, dal reparto corse dell'Alfa Romeo escono le 155 che hanno dominato in Germania e che hanno nel motore, realizzato da uno staff tecnico diretto dall'ingegner D'Agostino, una delle loro armi vincenti. Giorgio Pianta, questo è il cuore della 155 che ha vinto quest'anno in Germania, costruito interamente qui, reparto corse dell'Alfa Romeo. Di questo sono molto orgoglioso, perché tutta la vettura è stata costruita qui in Alfa Romeo, prima di tutto dal motore, che è veramente un progetto nato qua a Settimo Milanese e di cui vi presento il vero progettista e chi l'ha veramente portato allo sviluppo, a questo sviluppo che ci ha dato la possibilità di avere il miglior motore nella serie in Germania, dell'ingegnere D'Agostino, che è qua di fianco a lei e col quale lei potrà sviscerare tutti i segreti di questo motore che in questo momento tutti ci invidiano. Ingegnere D'Agostino, sembra un motore tecnologicamente vicino a quello di una Formula 1, cambia il numero dei cilindri. Sì, noi l'abbiamo definito un piccolo Formula 1 perché è un 2005 di cilindrata anziché un 3005. Ed è un 6 cilindri perché il regolamento tedesco ammette massimo un 6 cilindri. Ecco, quanto tempo comporta la progettazione e la costruzione di un motore del genere? Ecco, su questo noi siamo molto orgogliosi, perché questo motore dal foglio bianco alla sala prova ha avuto un periodo di 5 mesi e 15 giorni. E a proposito di costi? A proposito di costi, anche su questo abbiamo realizzato un ottimo risultato, perché il motore pronto da montare in vettura ci viene a costare 98 milioni. L'elettronica, messa al bando in Formula 1, sta conoscendo un vero e proprio boom in altre specialità, dai rally al turismo appunto, come dimostra il software studiato per le vetture che hanno affrontato il campionato tedesco. Spetta all'ingegnere Alviano occuparsi di un settore sul quale per l'anno prossimo la Mercedes punta al tutto per tutto per riguadagnare il terreno perduto quest'anno. E oggi sull'auto di serie l'elettronica è sempre più pesante, il che vuol dire che su questo tipo di veicolo probabilmente è giusto mantenere questo tipo di tecnologia, perché abbandonarla vuol dire probabilmente, anche per le aziende che lavorano nel settore, impoverirsi da un punto di vista tempo di risposta sui problemi.